Uno degli ultimi aspetti, se non forse anche il più importante, su cui operate come vostra metodologia è quella legata al concetto di layer. Sì, diciamo che mentre la carta, il libro, ha un solo livello, il multimediale interattivo può avere più livelli. Questa molteplicità di livelli ci consente intanto di consentire di avere più target, cioè l'opera, per esempio Bible, può essere fruita in famiglia dal bambino, che può avere la storia in immagini leggibile sfogliando semplicemente delle immagini, ma anche da magari la nonna o il nonno che vogliono leggere la Bibbia con un commento, un approfondimento, addirittura un brano tutti i giorni per un impegno che morale che sono fatti. Quindi diciamo un'opera che, quindi, a differenza di quelle che sono le tradizionali pubblicazioni che hanno un solo target, un solo obiettivo, ha più livelli di lettura, più livelli che vuol dire anche più livelli di approfondimento e di fruizione. Io posso vedere un'immagine oppure vederne anche il passato e il futuro, quindi avere la possibilità di una fruizione come gli strati della cipolla, cioè, andando sempre più all'interno, scoprire anche nuove forme di contenuto che sono costruite in una forma organica. Sì. Direi anche i livelli di gioco. Perfetto, infatti si potrebbe dire che ci sono dei livelli di gioco, dei livelli di esperienza, delle diverse interfacce, perché poi alla fine il contenuto biblico resta quello. In sostanza la Bibbia non cambia da un bel po' di tempo, sì. Sostanzialmente. La differenza sta in come ci si interfaccia adesso. E quindi queste nuove tipologie di interfacce, che possono essere la cattedrale, queste galassie di simboli, questa timeline che confronta la Bibbia con le altre epoche, questa Atlante del mondo e questi accessi visivi sono dei modi nuovi di relazionarsi alla Bibbia, in cui l'interfaccia stessa è una forma di conoscenza, perché bisogna anche andare sul punto della questione della disciplina digitale. Non è solo nel contenuto che si sviluppa, ma nella relazione tra l'uomo e il contenuto, nell'esperienza del contenuto, che deve essere diversa, nuova, ricca e coinvolgere altri sensi. Quindi più livelli sensoriali, che sono il touch, che sono la visione in quanto tale, la cinestesia, quindi una molteplicità di esperienze che riesce anche a prendere più target e alzare il livello di attenzione durante la lettura, che di per sé potrebbe essere in qualche modo meno interessante. Quindi coinvolgere di più, grazie a questi livelli. Ma questo potrebbe essere anche un pericolo, cioè la sovraesposizione dell'informazione, non potrebbe anche essere un pericolo per chi utilizza strumenti così potenti? In questo senso c'è stata fatta una scelta molto originale in Bible World, che è quella di evitare la eccessiva interazione ai contenuti. Sì. Cioè l'ipertesto tende a spezzare la lettura e a distrarre costantemente. Sì. Io devo sempre spezzoni. La Bibbia invece è un contenuto importante che va letto in modo organico. Quindi noi abbiamo preferito separare le esperienze e consentire che ognuno entri in un'esperienza e la viva come tale. Quindi, e questo vuol dire vivere in un certo senso anche tutte le epoche dei millenni in cui la Bibbia è stata comunicata in modo diverso e specifico. Cioè posso vivere la cattedrale medievale, posso vivere la Bibbia dei poveri della storia dell'arte, posso leggere il testo, posso scrollarlo come un rotolo, posso avere una miniatura di simboli, e quindi però queste esperienze sono in qualche modo separate, distinte, per evitare questa contaminazione, sì, e diciamo anche confusione, sì, che come diceva Derek Jacobi in un convegno, c'è il rischio che Google is stupid, cioè che c'è una, diciamo, superficialità, il rischio, esatto, di una grande confusione e superficialità nella frammentazione dell'esperienza e nella continua interazione dei link. Quindi sì, la distinzione dei registri è comunque un piano che deve essere rispettato e che è rispettato in Bible World. Bible World, che è un libro, perché in fondo quello che noi contraddiciamo rispetto all'esperienza digitale normale, che è un'esperienza tipicamente multitasking e in continua ipertestuale e spezzata, noi pensiamo che, come nel libro su carta, tu devi essere immerso. Anche il libro è un'esperienza immersiva. Sì. Quando tu leggi, sei immerso in quello che leggi. Quasi autistica. Cioè, noi cerchiamo quello, cioè cerchiamo una forma di conoscenza verticale e non orizzontale.
E in questo senso siamo profondamente antitetici a quasi tutte le soluzioni americane. Io qui spezzo una lancia a favore di una ricerca italiana che voglia in qualche modo salvaguardare la profondità della conoscenza, la capacità, la possibilità di concentrarsi, di avere un'esperienza verticale intensa, profonda, sensoriale, anche artistica, certo, non solo testuale, ma intensa, verticale, andare a fondo. E poi dopo fai quello che vuoi, condividi, così via, ma devi salvaguardare la verticalità del pensiero che ci distingue. E questo è Bible World. In qualche modo noi usiamo diversi registri, ma quando entri in uno devi andare dentro, a fondo, avere un'esperienza intensa, verticale. La differenza tipica della conoscenza, che è quella del libro. Un libro multimediale, verticale, immersivo, ma un libro in cui siamo dentro e restiamo concentrati. Immagino che dopo la Bibbia ci sia la Divina Commedia, o forse no? Allora, la Divina Commedia è un straordinario ambito in cui abbiamo esplorato, addirittura devo dire che la Divina Commedia per iPad è stata la prima applicazione italiana da noi realizzata, sì. Ma la prima applicazione per iPad realizzata in assoluto in Italia. Infatti siamo usciti negli Stati Uniti quando ancora l'iPad non era venduto in Italia nel 2010. Questa applicazione si chiama iDante, è disponibile ed è stata tra l'altro adottata da Harvard negli Stati Uniti, da un docente di lingua italiana. Quindi diciamo la Divina Commedia in questo senso è un altro grande testo dell'Italia che sul quale certamente torneremo, nel senso che la prima applicazione fu la volontà di cominciare a esplorare questo linguaggio, questo strumento, quando ancora non esisteva nemmeno dal punto di vista della disponibilità. Abbiamo dovuto comprarlo negli Stati Uniti per poterlo avere, poter vedere come si poteva realizzare. Però adesso certamente torneremo anche su questo mondo e l'universo dantesco, inteso come ambiente virtuale, sicuramente ha un fascino incomparabile. Anche perché è di fatto un libro in 3D. È un libro mondo, certo. È diviso in tre parti e quindi sì. È il 3D per eccellenza. Assolutamente, è un 3D iconizzato, certo. È il famoso Palazzo della Memoria di Cicerone, che quando parlava appunto della conoscenza di Palazzo della Memoria diceva constat artificiosa memoria ex locis et imaginibus, cioè la nostra memoria è rappresentata e si costituisce di luoghi, di figure, di immagini. Queste figure in immagini che lui pensava, Dante le ha realizzate nel suo straordinario viaggio, in cui c'è una struttura, un'architettura, una geografia dantesca piena di icone, di figure che in qualche modo la caratterizzano. Questo è il Palazzo della Memoria più grandioso che mai stato costruito e certamente andrà rifatto in digitale. Bene. Io ringrazio tantissimo i fratelli Carraro di Atlix perché ci hanno portato in un mondo immersivo, anche se non siamo su iPad, grazie alla loro conoscenza e al loro entusiasmo, direi. Grazie mille e alle prossime applicazioni. Sì, intanto provate Bible World, la trovate su bibleworld.it e su iTunes per iPad. Al costo di? 8,99€, che è un prezzo alto per quanto riguarda la media delle applicazioni, ma sicuramente molto basso rispetto alla qualità e quantità dei contenuti che sono veramente di una enciclopedia biblica. Esatto, certo. Grazie e arrivederci. Arrivederci.